Piazza Ottocalli in Napoli. Alle nostre spalle il busto di Enrico Caruso. Con noi è ancora il maestro Armando Iossa. Maestro, cosa lega la sua arte, il suo essere un artista esoterico alla figura di Enrico Caruso? Beh, innanzitutto sono orgoglioso di essere nato e di vivere qui, a pochi passi dalla casa natale di Enrico Caruso, un mostro sacro della canzone internazionale mondiale. Ma ho in particolar modo un'esperienza vissuta con lui per una mia realizzazione di un progetto per cui mi portai alla tomba di Caruso e, dovendo eseguire un sopralluogo e quindi creare dei supporti necessari per la mia opera, trovai difficoltà nell'entrare. I custodi stesso non riuscivano ad aprire la tomba. La mia macchina fotografica si inceppò e non riuscivo a fotografare. Mi avvicinai al vetro e sentì una voce robusta, forte, chiedere chi è. Io pregai tra me e me, chiedendogli di soddisfare le nostre richieste, perché in fondo erano qualcosa di buono anche per lui. Così finalmente riuscimmo ad accedere. E non solo, ma poi nella casa natale, dove a pochi passi da qui poi vedremo, non è inimmaginabile qualche volta poter ascoltare, sentire la voce dello stesso Enrico Caruso, robusto tra le scale, e a pochi passi anche la chiesa dove mosse i primi passi e dove, con una voce bianca da contralto, si dice in genere, fece i primi passi nel mondo della canzone. Originale. Si sente qui questo? Sì. Grazie al signore Lello Reale abbiamo avuto accesso alla casa di Caruso, la casa natia di Enrico Caruso. Lello, questo è l'appartamento? Sì, e questo è l'appartamento che, com'era all'epoca di quando abitava Caruso, quindi non è stato mosso niente, ancora lo stato naturale. E chi è che abita adesso in questo luogo? Sono due signore che si chiamano, signore di cognome non mi ricordo il cognome, comunque. Due vecchiette che sono nate in questa casa e hanno 94 anni. Ah, ecco, 94. Una famiglia che ha avuto 13 figli e quindi sono da oltre 100 anni in questa casa. Quindi sono la testimonianza storica. Storica. Stanno subito dopo Caruso, sono arrivati loro ad abitarci. Lello, si avverte la presenza del maestro Caruso? Quando si entra in casa si avverte la presenza del maestro Caruso. Molto forte questa cosa all'interno della casa. Chi abita questi appartamenti, gli inquilini di questo palazzetto, sanno l'importanza di vivere nei luoghi dove ha vissuto una figura di certo, molto sentito, ne parlano spesso, sempre, come fosse sempre presente Caruso. La cittadinanza, il comune di Napoli, cosa fa
per un luogo straordinario come questo? Devo essere un po' polemico, praticamente nulla, perché non si sono interessati per un periodo, però poi non si sono fatti più sentire, anche con una grande disponibilità da parte mia a fare tutto quello che è giusto per questo grande nome a livello mondiale. Difatti siamo a ringraziare Lello Reale per tutto ciò che profonde per la memoria di Enrico Caruso. A rendere omaggio al maestro napoletano, nel 1987 c'è stato un altro grande della lirica, Luciano Pavarotti, che è venuto qui, si è reso conto e ha dato veramente una mano al progetto per la riqualificazione del territorio con la creazione di un museo. Purtroppo devo dire, devo denunciare che il comune, le istituzioni sono state sempre assenti, se non magari per una vetrina momentanea, alla quale poi non c'è stato nessun seguito. Guardando sulla destra, per chi è appunto di fronte, troviamo oggi una gioielleria, la Gioielleria Reale. Una volta fu il luogo di lavoro, la famosa carbonaia della famiglia Caruso, dove il padre aveva appunto l'esercizio di carbonaio. Il padre di Enrico Caruso veniva soprannominato in questa zona Ovaville, in quanto da giovane perse un occhio per una scintilla di carbone.